Ciao a tutti, voglio parlare in questo video della falsa felicità. Che cos'è la falsa felicità? La falsa felicità è la felicità condizionata da fattori esterni. Io sono felice se lei mi ama, io sono felice se ho un aumento di stipendio, io sono felice se posso comprarmi la macchina nuova, io sono felice se bla bla bla. Tutto questo condizionamento, diciamo, della felicità fa sì che questo tipo di felicità, questo tipo di ricerca di felicità porti a una falsa felicità. Falsa per due motivi. Il primo motivo è che sono eventi esterni che non è detto che io riesca a governare completamente, per cui diciamo, boh, riuscirò. Sì, certo, posso impegnarmi. Intanto questo impegno comporta un dispendio di energie notevoli, diciamo così. Poi l'altro fatto però, che è ancora più subdolo se vogliamo, è che se noi riusciamo a ottenere queste cose qua non sono in grado di sostenere la nostra felicità e noi saremo sempre infelici come prima, vuol dire non sarà cambiato nulla. Cioè le nostre condizioni esterne non ci avranno reso più felici di prima. Certo, ci può essere un breve lasso di tempo transitorio, ma che si esaurisce come un fuoco di paglia, fuff, è finito. E invece quello che dovremmo imparare a fare è a gestire, diciamo così, la vera felicità, che invece non si trova all'esterno, ma si trova al nostro interno. E quindi significa che dovremmo imparare a togliere le cause dell'infelicità, intanto, che sono i veleni mentali, la rabbia, il rancore, il risentimento, la paura, l'attaccamento, eccetera, eccetera, e sostituirli con le componenti reali della felicità, che sono fondamentalmente l'amore per se stessi, l'amore per gli altri e una corretta visione della realtà, cioè accettare la realtà, rendersi conto che tutto cambia, quindi se invecchio non devo essere infelice, perché questa è la realtà. Rendersi conto che siamo tutti interdipendenti, quindi qualcosa che succede dall'altra parte può avere un'influenza su di me, positiva o negativa. Posso cercare di produrre interdipendenze positive, però, ma proprio per il fatto che tutto cambia e tutto si trasforma, e proprio per il fatto che siamo tutti collegati, quindi in realtà posso attingere da tutto, posso raggiungere lo stato di felicità, che significa eliminare i veleni mentali e sostituirli con l'amore per me stesso, amare me stesso, ma amare anche gli altri, come amo me stesso fondamentalmente. Quindi in questo modo riesco a, diciamo, a sostenere la felicità, indipendentemente dal fatto che lei mi ami, che il capo ufficio mi faccia l'aumento di stipendio, che mi compri la macchina nuova. Queste possono essere delle aggiunte, delle cose, degli obiettivi per dare, come dire, un po' di qualcosa in più, ma non sono la base. E noi spesso siamo infelici perché confondiamo, come dire, il qualcosa in più con la base, confondiamo la ciliegina sulla torta con la torta. E qui abbiamo una ciliegina su una torta di merda e pensiamo che sia buona, e invece no. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like, condividilo con i tuoi amici. Ciao!